Signore e signori, eccoci qua tornati. Io sono Trenasco, sempre affiancato da carissimo Kerren. Stiamo per entrare in quella che è la terza selezione campioni di questa serie. E potrebbe persino essere l'ultima, perché i Fnatic sono sul match point. Esattamente, sono sul match point, che definire convincente sarebbe dire poco. È un eufemismo. Infatti penso che da questo 2-0 non siano in grado di riprendersi i Fnatic. Mm-hmm. Per loro ormai la sconfitta è segnata. Abbiamo già visto che il 2-0 per i Fnatic è tremendo da gestire. Sì. E non lo so, serve un cambiamento di rotta da parte dei Fnatic stessi se vogliono portare a casa questa serie. Quindi? Sono sul 2-0. Quindi Pyke mid, un mago bot lane, Swain per Bwipo. Purtroppo sarebbe anche plausibile, quindi torniamo seri. Allora, oddio, Swain per Bwipo, quello lo vorrei vedere. Lo vorrei vedere tantissimo, mi manca vedere Swain. Sì. Sai, TFT un po' mi ha corrotto con Swain. Poco poco. Per quanto riguarda la draft che abbiamo visto finora, purtroppo la seconda partita va a confermare quello che era un tristo presagio della fase iniziale. Lo Schalke si è preparato molto di più allo Schalke che ai Fnatic. Lo Schalke si è preparato allo Schalke? Sì, stanno giocando in funzione delle loro zone di comfort. Ah, ok, in quel senso. Sì, sì, no. Era voluta. Sì, era lo so, è che... Stanno giocando in funzione delle loro zone di comfort, telegrafandole tantissimo, sì, senza contare che cosa stanno facendo i Fnatic dall'altro lato in draft. Sì. E adesso io non voglio essere insistente, perché so che magari la gente ogni tanto mi dice che marco tanto i concetti, ma a che livello il Cindy Brox ha iniziato a gankare in questa partita? A livello 4. Ok, fantastico. Quindi mi confermi che i Fnatic hanno giocato la livello 4 pat di giungla che li ha portati a vincere, perché ha avuto successo con Lee Sin in mana Brox? Già. Che... I Fnatic, nonostante stiano allenando diversi stili di gioco, hanno giocato Fnatic 1-0-1 durante questa partita. Già. Eppure lo Schalke non ha saputo reagire. E l'abbiamo visto durante tutta la stagione regolare, che nessuno riusciva a punire questo stile di gioco dei Fnatic, che hanno questo stile di gioco, e ci sono riusciti i G2 a rispondere a modo. E nella serie prolungata non era nemmeno così, è stato un avanti e indietro, un passarsi la palla su chi riesce a sfruttare meglio gli errori degli avversari. In questo caso i Fnatic stanno sfruttando alla perfezione gli errori dello Schalke. Lo Schalke, come hai detto tu, sta giocando il proprio gioco senza guardare chi è l'avversario e come sta giocando l'avversario e il modo in cui affronta il match l'avversario. Certo, le rotazioni di Brox, per carità, sono state facilitate da quello che Illisang aveva fatto nella giungla avversaria a inizio partita. Quell'arpione. Andando a bloccare tantissimo dell'impatto di Sejuani. Tasty. Però lì hai vanificato Sejuani. Dopodiché, quando ti ritrovi con Sejuani contro Lee Sin, facendo finta di non aver mai visto Lee Sin ingaggiare uno contro Sejuani e morire... Senza la ulti e senza il flash. Ma non è quello il punto. Il punto è che, per quanto facilitato sia stato questo Lee Sin dalle fasi iniziali, c'è sempre una risposta a Lee Sin. Certo. E in questo caso tu non l'hai avuta. Tu avevi una composizione che scalava con un tiratore da critico, un hyper carry come Xayah, contro un Ezreal che stava buildando mid game. Avevi lo scaling di Rumble, avevi Aatrox che aveva delle risorse, ma ti sei trovato, per colpa di un gambetto eseguito magistralmente a livello macroscopico da parte dei Fnatic, a perdere non solo le risorse elementali dei vari draghi, ai quali, parentesi, lo Schalke ha dato una priorità pessima per tutta la serie finora, ed è una delle cose che deve riprendere in mano. E il problema principale è dettato dal fatto che sono sempre in svantaggio i membri dello Schalke sui draghi, già proprio a livello di risorse e di oggetti, quindi combattere per quei draghi è difficile per loro. Se non ci provi nemmeno, drafta priorità bottom lane invece è una che, possibilità invece che scaling contro Ezreal e Alistar contro Morgana. Drafta priorità bottom lane, Lucian, gioca in funzione favore degli obiettivi, gioca Lucian, sì, l'hai giocato, sai di saperlo giocare bene, oppure vai a baitare l'Ezreal di Reckless di nuovo, va benissimo, giocaci contro Draven magari, dato che eri red side e potevi un attimo rimescolare le carte con un Draven in corsia. Draven ha una corsia così gratuita contro Ezreal che può andare tranquillamente di cleptomanzia, cosa che avrebbe reso le tempistiche veramente complicate, e sappiamo che Upset sta allenando Draven in funzione di questa già serie. Non lo so. Usalo. Comunque, per quanto riguarda le tempistiche, draftare priorità sulle corsie darebbe dei tempi molto diversi anche a Trick. Sì. Perché Trick, abbiamo lodato l'intelligenza dei suoi patti di giungla, ma non si è mai trovato in una condizione tale da poterli applicare in questa serie. La perdita delle priorità di corsia sta dando veramente tanto a Brox e sta togliendo veramente tanto a Trick. Mi dispiace veder strozzato in una serie un giocatore che sappiamo avere un potenziale così alto, l'abbiamo visto durante tutta la stagione regolare e durante i playoff stessi.
Quindi voglio priorità, caro Babbo Natale, vorrei per la prossima partita, okay, priorità di corsia da parte dello Schalke. Un in, quale, jungler, in tutte le lane? Due. Ok. Ne bastano due, okay, e poi mi puoi draftare tranquillamente una losing lane in funzione dello scaling. Quindi la mid lane. Corki? No, no, la Corki già va bene perché non è una losing lane, è una lane che scala bene. Sì. Ogni volta noi andiamo a marcare molto questi due concetti molto differenti tra di loro. Se la gioca tranquilla, non deve aggredire, deve semplicemente wave clearare. Che poi, dipendentemente dalla matchup, Corki ha anche wave clear opprimente contro alcuni. Però, altro discorso questo. E con la cleptomanzia va anche ad avere delle corsie tranquillissime contro i matchup corpo a corpo di qualsiasi tipo. Già. Che sia Akali, che sia... Aatrox non me lo aspetto oggi da parte di Nemesis. Secondo me i Fnatic oggi ci provano a far funzionare Kassadin. No, come terzo game? Contro Corki. Dico, se vogliono Corki, se draftano Corki si giocano Kassadin. Perché tanto è scaling contro scaling. Allora in quel caso sì, assolutamente. Non è solo questione di scaling contro scaling. È che la pietra antimagia, la passiva di Kassadin, riduce del 15% il danno magico in entrata. Cosa che ha... viene compensata dal fatto che Kassadin abbia delle pessime resistenze di base. Ma contro gli autoattacchi di Corki che fanno danno magico, quella passiva funziona. È e di conseguenza bene. I trade di Corki sono pessimi. Post livello 6 poi intanto salutiamo Nico e Katarina e qualcuno che qualcuno ha brutalmente fotobombato le due in questione. Stavo dicendo, per quanto riguarda il matchup specifico, il trade post livello 6, dove Kassadin può andare contro Corki e applicare quella lama baffata adesso con quei 70 danni flat, è davvero pericoloso. Quello lo trovo ancora assurdo come buff. Hai dato 30 danni a gratis a una spell a livello 1. Su Kassadin va bene, non ha una fase di corsia generalmente, quindi sì, mi piace come trade-off. Ovviamente stiamo ipotizzando, perché sappiamo che ci sono veramente tanti i campioni che questi giocatori potrebbero andare ad inserire. Per quanto riguarda lo Schalke, anche cambiare tenore sul lato superiore della mappa potrebbe essere interessante. Ma entriamo subito nella selezione campioni del terzo match di questa serie. Continuano i ban esattamente copia conforme ai precedenti, e il che mi fa pensare a Twisted Fate. A questo punto, ultimo ban Twisted Fate da parte dello Schalke, a meno che non vogliono rispondere con qualcos'altro, cambiare un po' le carte in gioco. E lasci Twisted Fate a Nemesis? No, in no. effetti no. E quindi andranno per Akali. Sì, il classico over su Kaisa, quello è uno standard per Wipo come pegno d'amore alla sua ragazza. Akali è la scelta più sensata a questo punto, e infatti viene lockata istantaneamente. Wipo lo vedo veramente convinto oggi, eh. Dice ok, ci hanno lasciato Akali, quindi lo chiama Akali, giustamente. La risposta dello Schalke potrebbe essere di nuovo Xayah Aatrox, volendo. Famo che Aatrox no. In realtà famo che Aatrox sì, perché non puoi lasciarlo ai Fnatic. E quello è il problema. Allora, Akalis tendenzialmente i Fnatic la lasceranno a Nemesis più che a Wipo. E metti Aatrox nelle mani di Wipo. Hai Kennen come risposta in top lane. Di risposte ne hai. E sei lato rosso, puoi vedere come sarà conclusa la draft. Stiamo letteralmente guardando il replay dell'ultimo game. Beh, squadra che vince non si cambia, quindi per i Fnatic perché no? Quella è Zyra, campione aggressivo per la corsia inferiore, che ultimamente viene riportato leggermente in auge da alcuni giocatori. Inserirla adesso potrebbe essere particolarmente masochistico. Per quanto l'evocazione delle piante possa andare a intercettare un arpione, se vieni colto fuori posizione, no, è letteralmente la draft di prima. È proprio la draft di prima. Non vedo perché fare draft diversa dalla draft di prima, se puoi fare la draft di prima, no? Beh, per i Fnatic sono assolutamente d'accordo. Loro vogliono vincere. Il game precedente l'hanno vinto con questa draft. E chi ti dice che lo Schalke voglia vincere? Ci hai parlato? Ok, in effetti. Spero che però, sinceramente, arrivato al secondo, terzo posto, provino a vincere. Ballano Ezreal. Oh, quindi c'è una differenza con la draft precedente. Nessun pick sicuro per i Fnatic. E giustamente vanno a bannare quel trash che è stato pericoloso in alcuni frangenti, ma tanti uncini sono andati proprio al liscio. Sai qual è la cosa più che altro? Ignar è davvero bravo con quel campione. Vero. Il mancato successo è dipeso più dalle condizioni di circostanza, e penso che andare ad aggredirlo vada a limitarlo ulteriormente. Già hai visto che magari oggi non è in forma? Aggrediscilo. Picchia l'anello debole della catena finché la catena non si spezza. Olaf bannato nei confronti di Brox. Sento odore di karma bot in questa partita da parte dei Fnatic. Sì, ti adatti perché vedi Ezreal non è stato selezionato. Puoi tranquillamente andare a mettere karma bot e te la giochi sicuro. Bannano Kennen. Sento tanto odore.
Quello è un vecchio pick di Ignar che ci ha fatto sognare nei mondiali dei Misfits. Oddio, con Xayah non è neanche un brutto pick Blitzcrank ed effettivamente potrebbe... È facile piazzare le piume. Esatto. E poi trovare il lockdown successivo. Esatto. Ma è lo stesso discorso che puoi fare con Caitlyn. Ci sono campioni che fanno le stesse cose. Alistar alla fine sarà la selezione per Ignar. Standard, I guess. Sì, ma a quel punto vai di Kai'Sa. Stai abilitando così tanto il roaming di Pyke con questa composizione. Stai letteralmente invitando Illisang a roamare. Perché avrai una corsia inferiore virtualmente forte. Inoltre, se Reckless giocherà Karma... No, è proprio la draft di... Letteralmente... Va bene. Aspetta. Non c'è Ezreal, quindi non può essere la stessa identica draft di prima. E adesso loccano Ezreal alla faccia tua. Sì, nonostante il ban. Mind blown. Sì, no, okay. Shen, per la top lane, tranquillo, se la gioca sicuro. Nel caso qualcuno... o anche Renekton. E infatti sarà Renekton il lock. Perché c'è la splash art vecchia di Pantheon? Penso che sia semplicemente l'overlay che ha ancora... Comunque, sì. Per quanto riguarda Renekton, è una delle zone di comfort di Buipo e questo va nuovamente a mettere Akali in corsia centrale. Come ti dicevo, puzza di Karma Bot e stavolta, come prima dicevi tu, invece alla fine sarà Cork in corsia centrale per Abedaghe. Quindi hai una bottom lane che se la può giocare, perché alla fine se tu guardi quella Xayah Alistar contro Karma, Pyke, possono giocarsela, ma a livello di pressione perdi. A questo punto prendi Lucian. Sì, sì. Almeno hai la pressione dalla tua. Si sono molto incartati nel team dello Schalke. Io vedo lane a bassa priorità, tranne la corsia centrale, e vedo un tank jungler. Per quanto il tank jungler sia nuovamente... Sejuani contro Lee Sin. Il punto è che generalmente Renekton contro Aatrox le tempistiche vengono decise dal primo gank. È il classico matchup: ho preso la kill per primo, da qui in poi gioco io. Renekton sono curioso di vedere come lo builderà Buipo, perché il Renekton con lancia di Shojin rushata ha una fase centrale di gioco molto più solida di quello con Mannaia Oscura nei confronti di Aatrox. Gli serve la chiamata del Carnefice. E dall'altro lato la corsia centrale darà a Corki comunque degli spunti interessanti tra Kleptomanzia comoda contro Akali in corsia e lo scaling ottimo che quel Corki avrà dalla sua. Ma Sejuani è su quel pick che secondo me si stanno continuando ad incartare. Continui a mettere questo jungler che sì, può essere estremamente opprimente e hai delle lane che possono anche andare a applicare le stack di permafrost tranne la corsia centrale. Però, non lo so, non mi convince. Non contro questa composizione da parte di Fnatic, che nel momento in cui prendono anche un nanogrammo di vantaggio, prendono e tirano dritto, ma proprio drittissimo. Io però vorrei vedere questa Karma come viene giocata da Reckless. Perché stavolta, che cosa vai a ipercanalizzare con Karma? Nelle partite precedenti volevi o negare un pick avversario o canalizzare qualcosa di tuo. Stavolta che cosa devi canalizzare nella tua composizione? Danno, vai a fare più danno nell'early to mid game perché hai un Lee Sin, hai una Akali che può shottare gente bassa in salute e hai Renekton che fa tanto danno. Letteralmente, è una team comp in cui abbassi la salute degli avversari e Nemesis completa le kill. Ma signore e signori, entriamo sulla landa degli evocatori e andiamo a vedere questo match tra i Fnatic e lo Schalke 04. Terzo match, match point per i Fnatic. Fnatic dal lato blu del ring ad affrontarli, lo Schalke dal lato rosso, da casa con i vostri hashtag, hashtag FNCWin, se credete nel 3-0. E dall'altro lato, hashtag S04Win, se credete nella possibilità di un altro reverse sweep. E il tuo hashtag a chi va? Torno sui Fnatic, li vedo davvero in forma oggi ed è dal primo game che stanno facendo delle splendide draft. Questo è divertente, questo è molto divertente. Oh, invade livello 1, lo Schalke qua rischia tantissimo perché non hanno visione. Si lanciano in 4, Illisang è il primo, trovano lo stun su Trick, è il primo sangue in mano a Lee Sin. È un replay del game precedente semplicemente sapendo che cosa stanno facendo. Smite da parte di Broxa per portarsi a casa questo blue buff. Si porterà immediatamente verso la propria robo bestia Cremisi e poi si porterà sul blue buff proprio in modo da poterlo ottenere e negarlo all'avversario, perché sennò andrebbe in base Sejuani. Rimango piuttosto confuso dalla carenza di informazioni difensive che lo Schalke aveva in questa fase iniziale di partita, perché
sai di non avere visione su nessuno degli avversari, eppure ti stai tenendo due lumi. Perché? Non vai a cercare niente con quei lumi. Sai che Lee Sin è nel quadrante inferiore perché hai un lume piazzato sulla robobestia, sul guardiano di quarzo dei Fnatic, ma comunque non cerchi visione profonda. Illisang troverà un arpione sulla corsia inferiore, va a bloccare Ignar, comunque dotato di scosse di assestamento, quindi capacità di mitigare il danno in entrata. Ancora una volta stordimento di Illisang, ancora una volta primo sangue di Brox su Trick. Proprio canonicissimo. Arpione e via, ancora una volta aggrediscono Ignar. Priorità che viene meno in corsie, nelle corsie laterali, che come ti dicevo non venivano draftate come corsie da alta priorità da parte dello Schalke. Corsia centrale, priorità, anche quella avevamo telegrafato in draft. Nemesis conquistatore, e quello mi fa pensare ad una Kali da sidelane e al fatto che i Fnatic possano voler impostare una 1-3-1 come condizione di vittoria, nel mid game almeno. In generale vedi Akali ormai andare per il conquistatore, perché grazie anche al ramo della dominazione hai così tanta sustain una volta ottenuta la Gunblade che sei ingestibile. Su una sideline poi sei non opprimente di più. Brox legge Trick. Giustamente questo arco granchio con Ami Dagger a fianco. Brox lo smite. Sì, ma l'onda sonica colpo risonante non penso ti lanci a testa bassa contro Corki e Sejuani. Hai poca fiducia in Brox, vedo. Beh, considerato come abbia ingaggiato a testa bassa prima contro Sejuani in un 1v1, in effetti hai ragione. Corsia inferiore, vediamo che Alistar sta subendo molto. Reckless con la sua karma da potenziamento glaciale, che di recente ha tanto spammato e allenato. Quella sarà una karma in grado di rendere le schermaglie tremende da gestire. E se già prima quell'Ezreal stava garantendo ai Fnatic una capacità di gioco front to back eccellente, figurati adesso. Situazione abbastanza tranquilla da parte di entrambi i team, con i Fnatic in Golden Lead di 600. Unità, Illisang si sposta in giungla avversaria per ottenere un po' di visione e va a incrociare Trick. Il fatto che, ok, il primo sangue è intanto... Oh, testata di Ignar, ottima, che va a bloccare Illisang nelle grinfie avversarie. Il permafrost è troppo lontano, costretto al flash Trick per aggredire Illisang. Adesso protetto per mano Illisina, beda che ha aggredito pesantemente. Nemesis si lancia in avanti, costretto a utilizzare subito la Valkyria. Ignar trova lo stun nei confronti di Brox, che si lancia in avanti, vuole cercare il lockdown sulla beda che arriva il teletrasporto da parte di Wipo. Potrebbero andare per lo Lin, arriva finalmente Wipo che cerca la kill su Trick. Nel frattempo hanno eliminato Ignar, oh! E Aptet adesso è stato stunato e arpionato, oh! Per mano di Illisang trovano anche l'uccisione su di lui. I Fnatic stanno tirando dritto contro lo Schalke nel Fier. Santissima madre di tutti i maccheroni, Illisang con Pyke è rinascimentale, è veramente grosso. Wipo? Perché? Perché no? Voglio dire, hai il potenziale di trade. Mio Dio, no, Illisang con Pyke non ha senso. È sexy quello che fa con quel campione, davvero tanto. Complimenti, perché quella arpionata era da 110 e lode. Ma perché la fuga, mentre lo inseguivano in tre, canalizzando le attenzioni di tutto il team, è qui che inizia il miracolo. Guarda qui. Ignar flash in avanti, trova il knock-up dopo la testata. Prima pennellata dell'affresco, riesce a trovare lo stordimento e obbliga il flash offensivo di Trick pur di applicare il permafrost. Brox arriva dalla giungla, Illisang è ancora vivo. La visione su di lui applicata dalla bomba al fosforo impedisce la rigenerazione HP, ma riesce a ritrovarla in un secondo momento. Nonostante lo Schalke abbia evitato la zona di detonazione del fuoco interiore mantrato di Reckless, la perdita di priorità in top lane permette a Wipo un teletrasporto totalmente gratuito e permette le kill. Questo arpione era... veramente illegale. Mamma mia, questo era veramente illegale. Era proprio al pixel portarlo da questo lato del muro. Reckless è felice. Vabbè, è anch'io sarei felice con un supporto così, giuro. Giuro. Se in tre su Reckless. Qua non dovrebbe neanche essere troppo difficile trovare lockdown, ma sei troppo vicino alla struttura. E Reckless Trick ha trovato semplice danno nei confronti di Ignar. Brox sul lato inferiore della mappa. Sta arrivando anche Illisang. C'è anche il teletrasporto di Odoamne per cercare il lockdown su Reckless. Ma è suicida come azione, perché tutti i Fnatic sono già lì presenti. Odoamne adesso aggredito. Sta arrivando anche Nemesis insieme ad Abedage. Questo dà tempo a Wipo di farmare i top lane e ottenere placcature gratuite. Inoltre hai attirato attenzioni che non sono finite da nessuna parte in corsia inferiore, perché
Purtroppo dovevi cercare un dive, ma Ignar ha delle tempistiche di ingaggio. Bella una serie di knock-up trovata da parte dello Sharket. Bello lo stun. Vanno per l'all-in. Upset completerà l'uccisione. Heracles costretto al flash difensivo. Bella catena infernale trovata da parte di Odoamne. Ma Broxa la tanca di faccia. Altra placcatura nel frattempo conquistata per mano di Buipo, che ormai sta andando in proxy farming. Si rende conto che è il modo migliore per permettere ai propri minion di aggredire la struttura senza essere disturbati dai minion avversari. I Fnatic nel frattempo difendono anche tranquillamente la bottom lane. Stanno ottenendo gold gratis. Aver sacrificato Pyke con tutta la pressione che hanno perso sulla mappa? Worth. Ma almeno stavolta l'aver ucciso Pyke sembra che dia una ventata di sollievo alla pressione della corsia inferiore dello Schalke, che sta cercando controllo su quel drago ma non ne trova. Broxa in corsia centrale, attenzione. Potrebbe cercare un facile lockdown, trovato lo stun, arriva l'onda sonica di risposta, esecuzione perfetta. Lo scudo non è sufficiente. Nemesis trova la kill con l'aiuto di Broxa. Quel mancia magia non è servito a molto, perché contro Lee Sin non è che Lee Sin abbia tutti questi danni magici da dover presentare. Guarda che sono tanti danni magici. Lee Sin è di nuovo in corsia centrale, vuole dare manforte nel push di corsia a Nemesis. Broxa invade la giungla avversaria e va a rubare i Namabeki, giustamente togliere le risorse a Trick, che è già in svantaggio. È il modo migliore per snobollare la partita. Che meraviglia di gioco da parte dei Fnatic. 5-1, 8 minuti e siamo già a 5 uccisioni e una gold lead di 2700. Irisang va a rimuovere il bullo esplosivo, va a rimuovere visione. Abbiamo priorità marcatissima da parte loro. Beh, visto, alla fine Karma serve a qualcosa, serve a snobollare quella Kali. 2-0-3, già trovate un sacco di risorse. Stesso discorso per Lee Sin. 100% di kill participation. Non è neanche questione di snowballare Akali, è che Nemesis è presente. E inoltre i Fnatic stanno giocando un macro che è di una coesione incredibile. I teletrasporti, la lettura della giungla avversaria da parte di Broxa. Broxa oggi sta giocando veramente la giungla perfetta. Davvero, con questi ingaggi aggressivi già nelle fasi iniziali di partita, è questo il modo in cui devi giocare Lee Sin. Devi essere opprimente nei confronti del jungler avversario e delle singole corsie. Abedaghe molto aggressivo su Nemesis, si rende conto della sua possibilità di trade. Pacco utilizzato per spostarsi verso il lato inferiore della mappa sul fiume. Guarda la differenza, ad esempio, di cosa i teletrasporti hanno dato ai due top laner. Il top laner dei Fnatic si teletrasporta, prende una kill. Il top laner dello Schalke si teletrasporta, perde tre wave di minion. Mi sembra più che giusto. E placcature, cioè da considerare che tra le tre placcature conquistate da Buipo. Proprio tranquillo, era là che stava farmando, dice ok, Odoamne è bot lane, quindi divertitevi. E intanto alla faccia del divertimento, perché qua Wii potrebbe trovare l'all-in nei confronti di Odoamne. Non è sufficiente per il tempo di danno che ha trovato. E questo è il fatto: hai trovato tanto danno ma non avevi il cooldown necessario per completare quella kill. Va bene così, vuoi solo allontanare l'avversario dalla corsia, ti scambi le supreme, riprendi priorità, Aatrox torna in base, tu premi sulle placcature perché Aatrox non ha il teletrasporto. Giustamente. A che ti serve la kill se continui a far perdere placcature e ondate e di conseguenza esperienza all'avversario? Vedaghe, qua potrebbe essere aggredito perché Brox è presente in corsia centrale, arriva l'onda sonica, si lancia subito davanti, ma è sotto torre, ottimo flash per schivare la supreme Sejuani, grandissimo Brox, che azione che ha tirato fuori! Broxa è un jungler con le spalle d'acciaio. Riesce a mettere sulle sue spalle il proprio mid laner. Arpione è andato a vuoto qua da parte di Illisang. Upset trova il lockdown su Illisang, ma nulla di più. Mio Dio! Wow, Broxa, voglio vedere il replay di questa azione perché era proprio bella. Quanto è clean con Lee Sin? È il motivo per cui... Allora, è tanto allenato su Lee Sin, questo lo sappiamo. Voglio la skin. Ma questo adesso è veramente da 110 lode. Lee Sin mastrolindo. Voglio veramente quella skin per Brox. Scambiano il messaggero. Può vincere il mondiale se vuole per averla. Scambiano il messaggero per adesso con la pressione sul drago della montagna, ma non sembra esserci volontà di contesa. Richiamo base da parte della bottom lane dei Fnatic. Intanto Buipo si porta sulla quarta placcatura in top lane. Giustamente, 3 minuti rimasti ancora per le placature. Quello sarà un primo mattone facile per Buipo. Abbiamo già visto utilizzare la suprema per andare a aggredire Odoamne e zonarle, basta. E questo è il fatto. I cooldown delle due supreme sono molto simili tra di loro e quindi ad ogni occasione in cui Buipo avrà 50 di furia,
e vede l'avversario minimamente fuori posizione, lo ingaggia solo per zonarlo. Ma guardiamo il replay dell'azione in corso centrale. Broxa si lancia all'interno del cespuglio con la salvaguardia, sfrutta il lume di controllo sfuggendo alla visione nemica, si lancia in avanti, arriva l'onda sonica, arriva il colpo risonante, la furia del dragone e il flash difensivo immediato con Trick che purtroppo getta alle ortensie un'altra prigione glaciale. Intanto arpionato qua Trick fuori posizione, Illisang molto aggressivo, rimane in zona, il permafrost però non viene applicato. Ancora stanno giocando intorno alla pressione, Buipo sta ignorando il top laner nemico. Letteralmente, perché tanto si rende conto che può attivare la Supreme, può attivare il Dominus e uccidere l'avversario. Odamne deve fuggire via, perché se combatte adesso non è alla pari a livello di risorse. Black Cleaver contro Martello da guerra di Caulfield. Ha anche una gemma infuocata. Ah, però, ciumbia, proprio. E una perla della rigenerazione. Lusso, chic quella build. Evocato in corsia centrale il messaggero della landa, mentre Buipo sta rubando la giungla di Trick. E sono altre placcature, i Fnatic hanno una gold lead gigantesca. Giustamente vanno a premere sull'acceleratore, arriva l'ingaggio di Ignar, trovano il lockdown su due persone, anche la Suprema di Sejuani c'è, ma è su un Buipo che è troppo talcoso e ha ancora la sua Suprema da attivare. Dominus attivato, la catena infernale non sembra essere sufficiente. Buipo le cure che tira fuori con la sua Q sono più che sufficienti. Abeda che completerà la kill, onda sonica che non viene utilizzata. Reingaggia qua Nemesis, un pochino suicida, dando uno shutdown enorme ad Apsed. 500 gold in tasca, ringrazia gentilmente la di Kerry dello Schalke. Arpionato Ignar, Illisang si rende conto che però non è in zona di esecuzione e quindi non si lancia in avanti. Purtroppo in queste schermaglie che soffri la mancanza di un tiratore, perché non hai l'elemento all'interno della tua squadra che ti porta a fare danno sostenuto. Sei lì con Karma, Karma ha dei cooldown per far danno e Karma ha un GLP, quindi comunque neanche uno spike massiccio come poteva essere un eco di Luden. Illisang va ad arpionare Odo, no? No, non va a segno. Catena infernale invece che colpisce Illisang, trovato il rallentamento del GLP 800. Nulla da fare però, non andranno a inseguire Odoamne. Guardiamo il replay dell'azione. Vanno sotto la torre nemica, vanno ad ingaggiare in 5. Ignar ingaggia su due persone, trova il knock-up, prigione glaciale su Buipo, che come dicevi è parecchio tancoso dalla sua. Viene utilizzata anche l'ustione da parte di Ignar per impedire delle guarigioni massicce in prima battuta con l'eliminare il debole. Che arriva in seguito, trova le cure su tre campioni, ma i danni di Avedaghe sono troppi. Nemesis si lancia di nuovo in mezzo a tre. Buono il knock-up da parte di Ignar per impedire il riposizionamento di Akali, che ci aveva provato a riposizionarsi correttamente. Cadono le placcature. In una situazione dove i Fnatic vantano 3700 gold di vantaggio dalla loro e in cui lo Schalke sta cercando di riprendersi un po' di controllo di mappa. Fnatic adesso mancano due minuti al drago della nuvola, si rendono conto che hanno ancora tempo per fare il proprio lavoro, distribuire la pressione sulla mappa, prendere visione nella giungla avversaria. Il loro focus è prendere la corsia centrale. Prendere quella struttura vuol dire sbloccare la mappa, vuol dire poter invadere la giungla avversaria, piazzare visione e giocare a carte scoperte, sì. Ma solo quelle dello Schalke sono scoperte. A scoprire le carte dell'avversario. Però Fnatic anche semplicemente possono andare per quello che stanno facendo adesso. 1-3-1 dai risorse locali ai tuoi solo laner. Nel frattempo in corsia centrale Illisang muore. Nel lockdown arriva la Suprema Sejuani, potrebbe morirci Illisang, ma c'è ancora il suo dash difensivo. Upset prende tempo con la sua Suprema, si lancia in avanti Buipo. I danni sono colossali ed elimina Upset con l'inseguimento grazie anche a Broxa. Onda sonica che va a segno, colpo risonante che c'è. Bellissimo calcio del dragone che però porta Belag in una posizione sicura grazie a un'ottima Valkyria. Odoamne ha lanciato attraverso il muro, prova ad aggredire Broxa, ma non sono sufficienti i danni e nemmeno il sustain. Abedaghe Ignar cercano la fuga, ma Buipo troverà un facile lockdown grazie al suo stun. Dash in avanti, va a segno l'all-in suprema di Pyke che va a vuoto. Onda sonica ancora una volta a segno. I Fnatic sono on fire, divano senza problemi le strutture. Non puoi fare nulla contro quella composizione che ha quel vantaggio dalla propria. I Fnatic sono fuori di testa e ancora una volta i teletrasporti da parte dello Schalke sono incolpevole, criminale e galeotto ritardo, perché Odoamne si presenta al party quando il party è ormai finito. E non va bene, perché intanto Odoamne è nudo. E Aatrox più che Odoamne, perché comunque... Rivediamo l'azione dagli albori. Ingaggiano su Illisang. L'hai detto prima, Illisang dalla sua ci mette veramente tanto a morire. Buipo ingaggia su due, taglia e affetta. Utilizza Ignar come perno per saltare su Upset. Upset è stato sciolto. E poi arriva l'inseguimento, Nemesis che riesce a trovare i danni su Trick, Broxa. Allora, qui
è stata un'ottima Valchiria da parte di Abedaghe, perché Brox ha provato a utilizzare la combinazione di Flash e Furia del Dragone per inseccare Abedaghe, o insaccare più che altro in questo caso, all'interno della composizione dei Fnatic. Il resto è storia, semplicemente qui avevano abbastanza risorse e abbastanza danni per continuare ad inseguire, e Wipo letteralmente se ne infischia della composizione nemica, guarda i danni. 3000 danni fatti da parte di Warren Hector, ma basta guardare il suo inventario per capire il perché di tutti quei danni. In quel fight aveva una Mannaia Oscura e un MC Spada. Illisang, che prova ad aggredire Abedaghe, si rendono conto del possibile inseguimento da parte di Trick e Ignar, dicono non ne vale la pena combattere ora, non ha senso. Su fianco a Kali poteva affacciarsi, ma si rendono conto i Fnatic che è più importante la pressione, perché c'è un dragone da nulla da conquistare. Quindi devono decidere lo Schalke. Vanno per il lockdown, sì, vanno sul Reckless. Flash subito via al di fuori della combo di Ignar. Illisang arpiona immediatamente Trick, e questo vuol dire un jungler a bassa salute in ottica di un drago della nuvola da conquistare. Per i Fnatic è ottimo, per lo Schalke è disastroso, perché Sejuani deve tornare in base e poi potrà andare a contestare quel drago. Nel frattempo i Fnatic mantengono la pressione alta in corsa centrale. Di nuovo i Fnatic stanno giocando intorno ad una fulcro di elevatissima mobilità più Karma. È la composizione che gli abbiamo visto giocare finora ed è la composizione che sta funzionando. Inoltre i Fnatic hanno appena dimostrato di saper efficacemente giocare Karma in ogni corsia. Il sogno qua ha cercato l'uccisione nei confronti di Upset, ma un ottimo tumulto di piume difensivo lo salva. Adesso hanno perso il drago, e perdere il drago della nuvola su Pyke, cioè contro Pyke, non è di certo piacevole. Pyke impenna a livello di capacità di roaming tra gli stivali della mobilità e adesso il drago della nuvola. Illisang non è semplice da tenere sotto controllo. Crolla la torre in corsia centrale. I Fnatic sono in vantaggio di 6700 gold. Mio Dio. Mamma mia. 6400 gold. Eh sì, 400, scusa. No, 7000 oltretutto. 34, 27, 20. Ah, sta aumentando il gold, ok. Sì, come esponenzialmente oltretutto. Proprio vedi burst di gold arrivare di colpo. Fantastico. Tipo, fantastico. Ok. 7500, fantastico. I Fnatic stanno proprio prendendo alla leggera questo matchup, nel senso che tirano dritto, senza pensarci un istante, senza alcun dubbio. Io adesso non voglio dire che delle scaling lane con un tank jungler siano una brutta idea. Sono una pessima idea, infatti. No, non lo dico perché ho già passato tutto il campionato precedente a dirlo, quindi non voglio ripetermi adesso. Sono tre scaling lane con un jungler tank. Tre che... scaling lane no, però sono l'unica lane non da scaling che hai, è una lane giocata a bassa priorità, perché tu hai lasciato Renekton a Buipo in un matchup contro Aatrox, perché hai paura del suo Aatrox e lo stai permapiccando tu per rimuoverlo. Perché sai che devi bannare Yumi, Rakan e Twisted Fate contro i Fnatic. Te l'ho detto, lo Schalke non ha risposta a questi Fnatic, in nessun modo. Qualsiasi opzione per loro è l'opzione sbagliata. Sincero, da parte dello Schalke mi sarei... avrei previsto piuttosto una buona preparazione sui Fnatic e poi magari domani vedere una brutta preparazione contro i G2, perché hanno pensato arriviamo secondi, siamo felici così. In realtà il piano da Mastermind sarebbe stato prepariamoci solo contro i Fnatic. Sì. Perché i G2 la interanno contro di noi pur di rimuovere i Fnatic dal mondiale. Era una possibilità. Era quello il vero master plan che dovevano optare, per il quale dovevano optare lo Schalke. A quanto pare non hanno optato per questo. No, serio, è che vedi lo Schalke ripetere praticamente la stessa draft del game precedente. L'unica modifica è stata Corki. Sì, voglio dire, nel frattempo hai Aatrox che al 20° minuto non ha chiuso un singolo oggetto contro Renekton che ha lancia di Shoggin e Mannaia Oscura. Hai scelto Aatrox, che ok, è comprensibile il motivo. Guarda per la top lane, 3000 gold di differenza tra i top laner. È normale, Wipo ha preso 5 placcature per da solo. Sono la terra. No, scusami. Cosa? No, niente, era una vecchia sigla. Nemesis Inside Lane va a prendere anche lui risorse locali, che comunque lo mettono in una zona super comoda contro Corki. Corki scalerà bel anche bene. Approvo, mi piace quel trinket. Quale? Avere visione nella propria base è importante. Ah, sì, quello sì. Quello sì. 10 lode quel lume da parte dello Schalke. Sono un po'... Comunque, corsia centrale. Adesso Ignar potrebbe ingaggiare, ma deve prima rimuovere visione. Trick sul fianco, prigione glaciale disponibile, flash disponibile, disingaggiano i Fnatic stessi. Si spostano verso il lato inferiore della mappa perché ci sono già Wipo e Brox ad aggredire la struttura. Avere anche Illisang e Reckless rende tutto più semplice. Arpione che va purtroppo a vuoto, ma poco importa, dovevano solo zonare per conquistare la struttura. Non c'è niente che
potessero fare i membri dello Schalke per contestare quella torre. Arpione sia vuoto, ma comunque va a zonare gli avversari e lì costringe a scelte difficili. Trick qua flasha per provare il lockdown su Reckless, andando totalmente a vuoto. È una karma, arriva il pacco di corchi, finalmente tagliano la strada ai Fnatic. Reckless si rigenera così tanti HP, però riesce a salvarsi per un pelo. Teletrasporto da parte di Akali, che si infila in mezzo a un vespaio. C'è anche Wipoli presente, ma è stato cancellato Nemesis. Mi ricorda il teletrasporto di Caps contro i Fnatic. Il teletrasporto non è stata una grandissima idea, ma più che altro sono stati bravi i membri dello Schalke a zonare i Fnatic dallo scenario appena hanno visto il teletrasporto, in funzione di un isolamento nei confronti di Akali. I teletrasporti non si possono purtroppo più annullare e questo porta Akali a morire molto agilmente e va ad aprire lo scenario per il Barone. Giustamente, hai il drago della montagna nella tua e quindi puoi permetterti questa aggressione. 2000 HP rimasti, si lancia in avanti e lo smite di Sejuani va a segno. Wipo purtroppo qua troppo tardi, shutdown, una kill regalata in mano a un Corki. Stanno dando tante risorse ai membri dello Schalke. Yambak ha i flashback del Vietnam della serie contro i G2. Sì. Vantaggio in early game, nella parte iniziale, perdi una schermaglia, perdi il barone. E dici, oh no, it's happening all over again. No! Vediamo. Oh no! Fnatic giustamente si portano su questo drago della montagna e si rendono conto che negare risorse allo Schalke North Fear in questa fase è fondamentale. Soprattutto un drago della montagna, averne due per lo Schalke vorrebbe dire facilitare ancora di più l'assedio in ottica di Barone Nashor che hanno appena conquistato. Questa situazione è veramente... è un sa di film già visto, non so, è qualcosa che... È tutto in ordine, è tutto in ordine. Nemesis sta giocando Akali nel game 3, okay. E abbiamo vantaggio di corsia da parte sua che si traduce in Nemesis in side lane che però builda lì, Andri. Abbiamo Sejuani nel team opposto ai Fnatic. Perdono una schermaglia, perdono il barone. Rivediamo il replay. Perché inizialmente sembrava che Reckless e Illisang si fossero già salvati. Questo teletrasporto era eccessivo da parte di Akali. Nemmeno il tempo di piazzare la cortina fumogena. È stato ottimo il knock-up di Odoamne. E anche Ignar poi a seguire. Sì. Si sono coordinati bene, c'è comunicazione. Qua dovrebbero procedere per l'assedio, potrebbero cercare lockdown. Abeda che calciato in faccia a Wipo. Ora è facile eliminare Trick. Per quanto prende tempo con il cronografo, arriverà il teletrasporto di Upset. Ma è troppo tardi. I Fnatic sono grossi, colossali. I Fnatic si rendono conto che sono... Arpione sul muccone non va a segno. Upset comincia a fare DPS nei confronti di avversari. Reckless lo rallenta. Subito trovato il lockdown grazie a GL Pietro Cetro. Costretto al tumulto di piuma. Upset si lancia in avanti. Nemesis pronto uccisione. Upset flash attraverso il muro per eliminare Illisang. Ma Nemesis è lì a fianco a lui per completare l'esecuzione perfetta. I Fnatic si sono ripresi a livello di tilt molto meglio da questo barone di quanto avessero fatto l'ultima volta. E per quanto lo Schalke abbia preso un po' di risorse, il vantaggio dei Fnatic è davvero troppo. Brox ha un MC spada dalla sua, ha un rubino addizionale, ma penso onestamente siano due oggetti separati. Alla fine... No, lancia di Shojin anche lui. Ok, ok, fantastico. Perché no? Wipo ingaggia contro due, bellissimo qui l'insec da parte di Brox, trova il flash, onda sonica, colpo risonante e ancora una volta lo scudo magico non riesce a dare molto a quel Corki contro Lee Sin. Illisang, quell'arpionata al volo... Su Ignar che stava attraversando il muro col bulbo esplosivo è stata meravigliosa, me l'ero persa quella durante l'azione. Eravamo di fretta e furia. Upset, tumulto di piume, poi va a flashare per riposizionare le piume su Illisang, trovasi la kill, ma non c'era davvero molto altro da fare dopo. Il fatto è che o flashavi attraverso il muro e almeno trovavi la kill, oppure regalavi una kill ad Akali. Dovevi scegliere, non ti saresti salvato da quella Akali. No, no, assolutamente no. Red buff immediatamente donato ad Upset. La situazione è difficile per lo Schalke, che nonostante il barone Nashor che adesso è scaduto e ti ha portato letteralmente i gold che hai conquistato dall'uccidere il barone Nashor e niente di più, sei comunque sotto di 7000 gold. Esattamente. E la composizione dei Fnatic è messa parecchio bene. La composizione dei Fnatic adesso può andare tranquillamente a gestire Abedag in side lane. Nemesis ha le risorse per farlo. Abbiamo il replay di Abedag che ha preso una torre. Nel frattempo qua Brox ha trovato fuori posizione, prende tempo con il cronografo, prova ad lanciarsi attraverso il muro, ce la fa per un pelo. Odoamne dovrebbe trovare la kill. Brox si salva per un soffio, ma si salva grazie al calcio del dragone, perché ha trovato 25 HP che l'hanno salvato. Meraviglioso, semplicemente meraviglioso Brox.
quell'Omnivamp riesce a dargli così tanto. È l'ultimo campione rimasto con Spellvamp, perché è ancora codificata come Spellvamp la doppia. Esatto, è Lifesteal e Spellvamp. Sì. No. Oh sì. Sì, sì. Sì, non mi ricordo. Comunque sì, è uno dei pochissimi rimasti senza ombra di dubbio che vanta ancora quella statistica, almeno per ora. E per quanto riguarda la corsia inferiore, abbiamo Buipo che sta pushando contro Doamne. Doamne per adesso fa opera di pulizia, ha un intero oggetto in meno. Ci fanno vedere come in un momento preciso, tra il 20, intorno al 23esimo minuto, la differenza in gold sia stata effettivamente azzerata da parte dello Schalke, ma poi c'è stata comunque la ripresa da parte dei Fnatic. Giustamente, quando riesci a trovare più uccisioni su tutta la mappa, diciamo che diventa semplice andare a colmare quel divario in gold. Adesso i Fnatic tornano sul gioco metodico, vanno a prendere visione in profondità. Guarda la linea descritta. I Fnatic hanno spostato in avanti la linea di metà campo con i lumi. Giustamente, vuoi continuare a premere ed è il motivo per cui conquistare la prima struttura in corsia centrale è così fondamentale. Ti apre la giungla. Aperta la giungla vuol dire avere visione. Bellissimo il Corgi. Esatto, il primo piano sul Corgi era fantastico. Adoro. Perfetto. Continuano a fare quella cosa con le zampette che fanno i Corgi quando li tieni in braccio, che è meravigliosa. Reckless ingaggia su Trick, un bel po' di danni considerando che la passiva era lì. Oh, Ignar ha trovato fuori posizione, adesso stunnato per mano di Buipo. Le stack di Black Cleaver si fanno sentire, è arrivato Doamne, teletrasporto anche da parte di Corki. Bello il dash di Renekton che subito, prima che arrivi il pacco di Corki, dascia via e fugge. Drago della montagna gratuito per i Fnatic perché lo Schalke non può più esporsi, ha già investito le sue risorse per provare a combattere e salvare il proprio supporto. Adesso vanno ad inseguire gli avversari, vengono attivate le ombre gemelle da parte di Reckless. Il barone arriva sulla landa, per adesso sono solo i Fnatic ad avere visione all'interno della sua tana, ma lo Schalke ha una buona visione all'interno della propria metà campo. Adesso andranno a rimuovere il lume di controllo. Nemesis deve pushare quest'ondata. Pushare le sideline è fondamentale per il setup intorno al barone Nashor, e infatti vediamo Nemesis chiama risorse su di sé e gioca difensivo, mentre Buipo insiste oltre la linea di metà campo. I Fnatic devono semplicemente trovare una singola kill per andare su questo barone Nashor, perché la superiorità numerica gli permette di essere facilitati nel combattere attorno al barone Nashor. La parità numerica non ti permette, nonostante gli 8000 gol di vantaggio, di essere sicuro al 100% di riuscirci. Non vogliono correre rischio. Per diversi motivi. Intanto, se non consideri il tormento di Liandry in mano a Nemesis, i danni percentuali non sono marcatissimi lato Fnatic. Di conseguenza, la conquista di un obiettivo importante come il barone Nashor, non importa quanto vantaggio tu abbia, rischia di diventare complicata. Irisang invisibile, vuole prendere qualcuno fuori posizione. Upset era rallentato, però troppo distante per l'arpione. Vabbè, Dag prova a esporsi dalla corsia superiore. Spottato adesso attraverso un lume. Broxa aggredito dal barone Nashor. Salvaguardia comunque riesce a scudare abbastanza. Vanno a riprendere controllo della zona. Illisang trova Trick. Potrebbe cercare l'arpione. Lo trova. E Buipo trova lo stun a seguire. Trick pesantemente aggredito. Non ha ancora il sustain dato da un'armatura di Wormog, e infatti Buipo e Broxa cominciano a aggredire il barone Nashor. Teletrasporto in Nemesis per unirsi al fight in zona degli avversari. L'arpione va a segno e portano Ignar all'interno della pit del barone. Ignar prende tempo per quanto può fare con la sua suprema, e con il flash hai ottenuto la superiorità numerica semplicemente costringendo a utilizzare le sue risorse. Ignar adesso non può esporsi, almeno non troppo. Questo dà tempo ai Fnatic di mantenere l'aggressione sulla corsa centrale e sul barone Nashor, accompagnata da una timing da parte di Reckless, e questo vuol dire push opprimente, ma hai perso tutto il danno fatto sul barone Nashor. Vanno a spedire gli avversari in base. Perdere il danno sul barone ti importa poco quando comunque puoi riconquistare controllo della zona. Richiami base ad estrema manca, Reckless poco mana per lui. Cerca di portarsi in zona offensiva e reingaggiano prima che lo Schalke possa rispondere con i richiami base. Questo richiamo base di Trick era brutto, infatti Trick decide di indietreggiare. Spottati! Adesso deve rimanere lì Trick, perché si rende conto che non può correre il rischio di non combattere per questo barone Nashor. 6000 HP rimasti, ancora una volta un teletrasporto ai Fnatic sullo stesso lume. Arpione di Pyke andato a vuoto, lo Schalke nel fear, prova ad esporsi. Broxa, tanti danni subiti per mano di Corki. GLP 800 che trova rallentamento su più persone. Illisang
Dashavi e trova lo stun nei confronti di Doan. Trovato il lockdown, Abedaghi aggressivo nei confronti dei diretti avversari. Prox si lancia di terra del barone, lo trovano lo smite. Questo è un barone in mano ai Fnatic che ora cerca il seguimento. Onda sonica che va a segno. Questo potrebbe essere il lockdown di Lee Sin, però non è più possibile perché la Suprema è già stata utilizzata. Wipo Dominus dalla sua voleva lanciarsi in avanti, ma non c'è niente da fare per questi Fnatic che devono semplicemente andare per l'assedio. Arrassano dalla distanza, accompagnano l'ondata di minion. La torre in corsia centrale già passa in salute. C'è però tanto wave clear da parte dello Schalke. Brox è riuscito ad essere davvero magico. Riesce a portarsi al di là della tana del barone. Calciare Sejuani all'interno della tana della robobestia Kremisi con la furia del dragone, per poi tornare a ultimare l'obiettivo epico che è il barone Nashor. Grande Brox. 5-0-7 il suo Lee Sin. Sta giocando una serie meravigliosa Brox come giocatore. Davvero davvero bravo, ma tutti i Fnatic sono estremamente puliti in questa serie. 10.300 gol di vantaggio. Nemesis si lancia in avanti e aggredisce Abedaghi, che giustamente potrebbe permetterselo. Decide di non andare per l'all-in nonostante la Suprema fosse disponibile, perché vuol dire assediare gratuitamente la top lane. I Lee Sin in side lane con Pyke è una certezza quando i Fnatic hanno la mano del barone. Quel Pyke, dati i suoi strumenti di sicurezza, intanto occhio Ignar, a Ignar qua va a bloccare Brox, potrebbe trovare lo stun, infatti va a segno. Permafrost non completato, però trovato il pacco da parte di Corki, che va adesso a contestare Akali sul lato superiore della mappa, mentre i Lee Sin continua a pushare contro Odoamne. Ignar mantiene una buona posizione per evitare le rotazioni avversarie. Quella posizione è splendida da parte di Alistar in realtà. Piazzandosi lì, Ignar va a bloccare qualsiasi rotazione tra la mid lane e la corsia inferiore, cosa che va a negare un'impostazione corretta del macro game e obbliga Brox a fare un giro davvero lungo, sacrificando così i preziosi secondi di potenziamento del barone. Corsi superiore a Bedaghi che fa del suo meglio per fare wave clear contro queste ondate di minion. Explash da parte di Alistar che cerca il lockdown su Illisang. Arpionato, no, niente da fare, nemmeno lanciato. Eccolo l'arpione su Odoamne, però, che si può curare grazie alla sua danza della morte e i danni sugli avversari. Però Brox e Illisang hanno un solo obiettivo: pushare queste ondate. I danni di Odoamne sono danni ad area che vengono quindi ridotti dalla mano del barone sulle ondate di minion stessi. Akali nel frattempo pusha le ondate fino alla torre dell'inibitore nemico. Quel minion cannone potenziato. Oh, un'altra prigione glaciale è andata a vuoto intanto in corsia centrale per Trick. Questo è molto grave perché vuol dire che i Fnatic possono premere sulla struttura e possono farlo sicuri che non ci sia lockdown, che invece c'è sulla corsia superiore, perché Nemesis per un pelo riesce a salvarsi. Odoamne nel frattempo isolato e eliminato da Lee Sin e Brox. Questo vuol dire push gratuito sul lato inferiore della mappa, perché lo Schalke del Fier deve ancora riorganizzarsi dall'aggressione in corsia centrale e in corsia superiore. Corki perde la struttura e così viene persa anche in corsia inferiore e in corsia centrale. I Fnatic sono una macchina d'assedio che non lascia spazio a fraintendimenti. Tutti e tre gli inibitori vengono aggrediti e distrutti praticamente allo stesso tempo. Reckless rallenta gli avversari, Lee Sin li minaccia con la sua presenza. Sì, lancia in avanti Brox, arriva quel arpione di Pyke. Si rendono conto che devono semplicemente accompagnare i minion cannone a colpire la struttura. Un altro inibitore cade e ora i Fnatic andranno a resettare, prenderanno questo drago infernale giusto per toglierlo dalle mani di Schalke e portarsi a casa risorse gratis in più a livello offensivo, e poi possono andare per l'assedio finale, perché tre inibitori giù per 4 minuti e 30. Sei un pascià, sei comodo, sei felice. Sembra essere solo una prassi ormai, ma vediamo come si è arrivati a questo scenario. Brox e Lee Sin in due contro il povero Doamne e Lee Sin porta a casa la kill. Niente da fare, davvero niente da fare a quel punto. Soft reset sul drago da parte di Wipo e Lee Sin, che hanno scambiato un po' troppe volte l'aggro del mostro nemico, ma niente di più. Quarto drago elementale. I Fnatic hanno avuto su quei draghi un controllo così grande. Per sembra tutta che la serie. Le lezioni di Quickshot nel backstage gli abbiano dato tanto. I draghi sono importanti, ti danno risorse. Chi ha più mondiali? La Corea. Qual è la regione che si concentra di più sui draghi? La Corea. Brox ha preso veramente nota, secondo me. Giustamente, ti rendi conto che sono obiettivi facili da conquistare per il team dei Fnatic, soprattutto dopo aver preso il primo drago della montagna. Perché lasciarne qualcuno allo Schalke? Non ha senso. Lee Sin va ad inseguire Trick. Arpionato Trick ancora una volta, subito assalto artico difensivo. Si porterà in salvo, incanta lame di Xayah per provare a zonare i Fnatic, che semplicemente accompagnano l'andata dei minion. Sono doppi super minion su tutta la landa.
Questi sono difficili da gestire per il team dello Schalke. Arrivato a questo minutaggio, per quanto abbiano tanto a livello di inventario, non è sufficiente. Guarda Xayah quanto tempo ci mette per pulire un'intera ondata. Deve utilizzare tante risorse, tante spell, cooldown che ora non sono presenti, e quindi solo autoattacchi in tre a pulire sul lato inferiore della mappa. Reckless aggressivo con il suo Arras. Si rendono conto i fanati che devono soltanto accompagnare Illisang. Quanti schiaffi presi per mano di Abedage. Arriva lockdown su premesse Juani, è andata a vuoto perché c'è il cronografo di Reckless. Flash difensivo immediato, si lancia davanti, Broxa trova il calcio di dragone su Abedage costringendolo al flash, e ora Vivo pronto ad lanciarsi davanti. Attivato il Dominus, flash in avanti anche lui, dash doppio, double kill grazie all'esecuzione di Pike, e una quadra kill perfetta, uccisione. Signore e signori, i Fnatic tornano e andranno in finalissima contro i G2. 3-0, tranquillo, tranquillo da parte dei Fnatic. Mamma mia, li hanno distrutti, sì, li hanno asfaltati. Questi sono dei Fnatic che non hanno perso un grammo di fibra rispetto a quelli che abbiamo visto contro i G2. E questo sai che cosa significa? Vedremo il round 2. Che domani ci sarà una delle più belle best of five alle quali avremo mai assistito nelle nostre vite. L'abbiamo detto anche l'ultima volta in cui gli Origin sono tornati per la finalissima. In realtà no, io non l'ho detto. Io anzi ero abbastanza sicuro di un redo. Sinceramente, questi Fnatic sono su un altro livello. Sono su un altro livello. I Fnatic che abbiamo visto la scorsa settimana, i Fnatic che abbiamo visto oggi, sono dei Fnatic che offrono del bellissimo League of Legends. Non tolleravano il benché minimo errore e sono stati di un pulito. Vediamo qua, felicissimi fan dei Fnatic che dicono: bene, il biglietto di domani non è sprecato. Non solo quello, non solo quello, ricordiamoci che anche il biglietto per Parigi non sarà sprecato, patto ovviamente arrivare alle fasi successive. Comunque i Fnatic sono ai mondiali e questa è una certezza per tutti, sì, i loro fan. Questa è una certezza per i Fnatic stessi, per Buipo che con la sua faccia iper sorridente, quanto ha giocato bene, e quell'ingaggio su tutto il team nemico con Renekton, sì, è stata una firma da parte sua. Si è lanciato con nonchalance proprio, dice: posso ingaggiare? Sì, tanto faccio una Q su 5 persone con il conquistatore e tutti gli oggetti che aveva. Sono un migliaio di HP di rigenerazione. Arriva Pike, completa una completa non una ma due kill in un colpo solo, e poi ne trova una terza. Sono così emozionato all'idea della serie, sì, di domani. Mio Dio, non penso potesse esserci un biglietto da visita migliore per i Fnatic della serie di oggi. E lo stesso discorso vale per i G2, che nella scorsa serie che abbiamo visto contro i Fnatic, dopo un 2-0 schiacciante del team arancione, cosa succede? Trova il reverse sweep. E ora andranno di nuovo ad affrontarsi questi due team. Bellini. Ma quanto sono bellini tutti quanti. Teneri. Beh, per Reckless la famiglia significa molto e lo sappiamo. Ricordiamo che quel tatuaggio sul suo braccio che tutti si chiedono: ma che cosa significano tutte quelle lettere messe lì a caso? Sono le iniziali dei nomi di tutti i componenti della sua famiglia. Reckless se li porta sempre dietro con sé. E aver vinto in questo modo di fronte alla propria famiglia, Daddy Broxa. Oggi Broxa è stato davvero un daddy interessante. Finalmente rivedere Broxa al 110% della sua forma, perché in così tante azioni, per quanto abbiamo un po' mimato su Broxa che si lancia a testa bassa contro Sejuani nel secondo game. Un errore non descrive, sì, una serie. Sì, assolutamente. Non era solo uno, vabbè, erano due, perché gli ha dato lo shutdown e poi è andato contro a testa bassa contro Sejuani. L'errore era uno, le conseguenze erano molteplici, ma l'errore, sì, rimaneva uno. Va bene, va bene. Il punto è questo: ha giocato perfettamente Broxa, è stato finalmente quel jungler che i Fnatic avevano disperatamente bisogno, che è presente in ogni fase della partita e che quando ha vantaggio preme su quel vantaggio e opprime gli avversari. Let's go to Worlds! Ed effettivamente i Fnatic se li sono portati a casa questi mondiali in maniera estremamente meritata. Questi sono dei Fnatic che, indipendentemente dalla serie di domani, cioè, domani vedremo due dei rappresentanti dell'Europa ai mondiali. Già. E l'Europa è grossa quest'anno. È veramente grossa quest'anno, ragazzi. Voglio allora dire, l'Europa ha vinto l'MSI. Parliamoci chiaro. Non è roba da poco, eh. Voglio vedere la serie di domani. Vi prego, datemi tipo un fast forward. Datemi quelle cose tipo tipo Cartman che si congela e va nel premo futuro. Premo T per poter riposare 24 ore consecutive e trovarmi direttamente qui. 24 okay. ore no, perché effettivamente la serie inizia alle 17, quindi quella è un'altra questione. Però
Signori, questi Fnatic oggi hanno dimostrato tanto. Hanno dimostrato intanto di saper vincere con Karma in ogni singola corsia della mappa. Hanno dimostrato che Broxa, quando gli si dà le risorse per poter performare, performa in maniera incredibile. Hanno dimostrato che se i due team fanno due volte la stessa draft, effettivamente anche i risultati dell'early game sono abbastanza simili. Anzi, sono migliori, perché in quel caso ti rendi conto dove inizierà a livello di giungla e quindi puoi andare subito ad aggredirlo. Schalke era così incartato oggi. A livello di draft, a livello di scelte. Purtroppo adesso arriva l'altro lato dell'analisi, ovvero quella in cui smettiamo di lodare in maniera inverosimile, sbrodare i Fnatic, e ci tocca parlare dello Schalke, perché lo Schalke ha sbagliato tanto oggi. Ha sbagliato a livello di draft, ha sbagliato a livello di esecuzione, ha sbagliato a livello di lettura degli avversari. Avevamo intanto un accanimento terapeutico sul pick di Aatrox, che abbiamo visto purtroppo non riusciva a performare contro i Fnatic. Mai. È il classico: ti prendo il tuo pick, ma tanto tu lo sai giocare così bene che sai anche come giocarci contro. Già. E Sejuani. Purtroppo lo Schalke ci ha dimostrato in tre partite diverse come fallire a giocare Sejuani. Perché... Mangiare il supremo a vuoto? No, sì. No, serio, ragazzi, quante supreme ha beccato Trick? Ne ha beccate su Illisang e ogni volta Illisang semplicemente da Shavia con Pyke era tranquillo. Sì, non... Se Sejuani si basa sulla sua suprema e il lockdown dato dal permafrost, che ok, potevi applicarlo sulle singole corsie, non ci sei mai riuscito. Che cosa fa Sejuani? Cosa porta un team? Deve prendere vantaggi in early. Deve. La problematica principale è che adesso lo Schalke ha una grossa responsabilità sociale. Ok. Perché la Reddit Army ribattezzerà questo team nello Schalke 0-3 finché non vincono una serie. Ed è pesante per loro come stigma sociale. Ti assicuro che è pesante come stigma sociale. Battute a parte, ci sono davvero tanti compiti da portare a casa dopo questa serie. Dopo questa serie per lo Schalke c'è comunque il Gauntlet. Le loro speranze di arrivare al mondiale non finiscono qui. Gauntlet che vedrà protagonisti Origin, Splice, Schalke è il perdente della serie di domani, quindi comunque sarà un Gauntlet che virtualmente possono giocarsi per arrivare a quel succoso secondo posto. Ricordiamo che per come è strutturato il Gauntlet europeo basta un secondo posto nel Gauntlet per arrivare al mondiale. Già. Come terzo seed, ma significa arrivare al mondiale. Schalke deve prendere questa serie, deve riguardarla 18 volte e capire che tutte le cose che ha sbagliato in questa serie sono paradossalmente, e non lo dico come cosa negativa, il loro fondo. Più di così non possono sbagliare in una singola serie. Quindi se tu riesci a correggere tutto quello che hai sbagliato in questa serie, sì, dici tu, non mettiamo limiti alla provvidenza. Sì, okay. Infatti. Però ho tanta fiducia comunque nello Schalke e penso che guardando questa serie possano imparare molto e giocarsi un bel Gauntlet. Lo spero davvero, perché avevano tirato un ottimo livello di gioco nei confronti dei Rogue. Per quanto i Rogue stessi li abbiano messi in difficoltà e c'è stata quella piccolissima intata di Larsen dentro il Nexus avversario. A Rogue sappiamo tutti che la finale dei mondiali del 2020 sarà Rogue TSM, quindi nulla che ci preoccupi adesso, ne parliamo più avanti di quello. E, no, però appunto, compiti a casa. Per tanti lo Schalke questa serie è compiti a casa. Mm-hmm. Per i Fnatic è un grosso busto di morale, perché per i Fnatic significa veramente: allora abbiamo veramente avuto solo uno scivolone contro i G2 la scorsa settimana, possiamo batterli in finale. Sì. E dopo questa serie, quella finale sarà è grossa. Letteralmente impossibile da prevedere. Domani alle 17, ragazzi, vi ricordo, Fnatic contro G2, round 2, perché come vi ho detto, l'abbiamo già vista questa best of 5. È stato un 3-2 combattutissimo fino alla fine, tranne l'ultimo game che è durato, cosa, 18 minuti? Una roba un po'... vabbè. Fnatic contro G2 è il match, è la serie dell'Europa. Tra l'altro stavo ragionando con alcuni insiders della cosa. Effettivamente la cosa inizia a prendere una connotazione molto anime. Ok. Perché se ci pensi, il Susanoo di Sasuke è un samurai, mentre la volpe a 9 code è arancione. E quindi sì. La cosa inizia ad avere e veramente... c'hai anche un tema di traditore con Caps, che prima era dei Fnatic e poi è scappato dal villaggio della foglia. Oh no. Capisci? We anime now. Adesso siamo totalmente in we anime now moment. We anime e questo boys. Significa che la finale sarà lo scontro definitivo tra questi due anime team. E quindi tu per cosa vai? E vorrei dire, qual è il mid laner più utilizzato in stagione regolare da entrambi i mid laner? No. No.
No. E no. Akali, tutto no, torna. No, torna, basta. Tutto torna. No. Tutto torna, è uno schema. E allora devono giocare Ari? I Fnatic? Sì. Per forza. I Fnatic giocheranno Ari. Ok. Sì. E a quel punto la risposta in corsia sarebbe Kennen, correttamente, da parte dei G2. Per utilizzare la tecnica dei mille falchi in modo efficace. Sei una persona orribile, sappilo. Signore e signori, noi vi salutiamo qua, ma la serata di sportiva non finisce qui, perché vi ricordiamo che, ok, l'Europa deve ancora finire i suoi playoff e c'è la finale domani, ma c'è il Gauntlet nordamericano che già ieri ci ha dato delle belle sorprese. E quindi alle 22 ci saranno alle 21 ci saranno Eddie Noize e Moonboy ad accompagnarvi in questo viaggio. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia e vi ringraziamo soprattutto per essere stati qui a fare il tifo per questi Fnatic che ci hanno regalato questo elevatissimo livello di League of Legends. Domani sarà ancora più alto. Tutti di fronte a quello schermo, e non solo 17. Voi che ci siete qui adesso, tutti dovete andare a svegliare il vicinato, dovete andare a farvi odiare dai vicini pur di chiamarli tutti quanti e dirgli sintonizzatevi su PG Esports alle ore 17, Best of 5 Fnatic G2, ci si gioca il Summer Split e ci si gioca il primo seed europeo. Signori, buona serata. E in realtà no. No, a quanto pare no. Non è un problema. No. A noi ci piace guardarvi e mettervi piuttosto a disagio. È un hobby, lo stiamo sviluppando ultimamente. In alternativa, comunque, al di là della pausa mancata, secondo te le draft dei Fnatic domani riusciranno efficacemente a rinnovarsi rispetto alla serie precedente? Perché questo, siamo già nella post-game lobby, adesso questo, la giornata e-sportiva è finita, sì. E siamo adesso ufficialmente nello show post-partita. Io non sono più Karen, io sono Shox, Roberto, e sono qui accompagnata dal mio collega stimatissimo Quickshot, e siamo qui a discutere di una cosa. Bianchi, no, non ci siamo. Siamo qui a discutere di una cosa. Per quanto riguarda l'allenamento dei Fnatic in vista dei G2, i Fnatic hanno avuto un problema principale contro i G2, che è stata la leggibilità della giungla. Okay. Ed è proprio su quella che hanno ultimamente cambiato totalmente la pool di allenamento. C'è Broxa che nell'allenarsi contro i G2 la prima volta e nell'allenarsi contro i G2 la seconda volta ha duplicato la champion pool da allenamento. Duplicato, letteralmente. Però ha giocato Lee Sin. Oggi non serviva a rivelare nulla. Oggi stavi già vincendo dall'inizio. Quindi Okay. Se giocare un pick standard ti porta a vincere stabilmente, perché devi scoprire le tue carte in funzione della prossima serie? In effetti sì. Alla fine è bastato il gioco standard da parte dei Fnatic per portarsi alla vittoria. Quindi sì, rivelare meno informazioni possibili è fondamentale. Lo Schalke però ha proprio dato la possibilità ai Fnatic di fare ciò, cioè non è che li hai messi minimamente in difficoltà, è quello il problema più grosso dello Schalke. Non hai messo in difficoltà in alcun modo i Fnatic. Ma come ti ho detto, ti interessa il secondo posto di quel Gauntlet alla fine? Sì, sì. E se devo dire comunque la mia, all'interno di questi playoff lo Schalke se l'è cavata meglio degli Splice decisamente, e decisamente meglio degli Origin, perché quello gli Origin sì. Non c'erano a questi playoff, e quindi difficile performare quando non ti sei neanche qualificato. A prescindere penso che ce la possano fare, a prescindere penso che come team meritino quello slot. Avrei creduto nella storia di Cenerentola dei Rogue qualora si fossero qualificati per il Gauntlet, sarebbe lo stato ammetto, bello. Sarebbe stato bello, ma a questo punto, Rogue esclusi dall'equazione, andiamo a vedere come se la cavano i membri dello Schalke. Anche perché, sarò sincero, allo stato attuale di forma che hanno dimostrato durante la stagione regolare, trovo che né Origin né Splice siano abbastanza in forma per affrontare un palco internazionale. Ok. Perché parliamo degli Splice, estremamente monodimensionali nella loro esecuzione, letti dai Rogue e sconfitti dai Rogue in un 3-0. Terzo posto nella stagione regolare, 3-0 in una best of 5, vuol dire che purtroppo hai trovato una pesantissima battuta d'arresto in quello che è il tuo stile di gioco. E quindi se arrivi nell'internazionale, dove ti posso assicurare che i primi tre seed delle regioni maggiori tendono a studiarsele le squadre nemiche, allora non è semplice. Origin hanno avuto un tracollo durante la stagione regolare che è stato pazzesco, e a quel punto io vorrei un attimo capire
ti ricordo la scena che abbiamo visto durante la stagione regolare in cui hai visto i membri degli Origin nei camerini a guardarsi le foto del fatto che erano in finale per motivarsi? Sì, quello ha fatto male un pochettino. Quello non ha fatto male, era preoccupante. Cioè, se questo è il modo in cui ti porti a motivare il tuo team, vuol dire che sei davvero alla frutta. Proprio hanno perso la loro forma mentale in toto. Sì. Perché ogni singolo membro dalla prima metà del campionato si è visto essere in difficoltà, non comunicavano, non avevano risposte. Le draft sembravano lasciate un po' al caso. Cioè, provavi a mettere tutti in zona di comfort senza però giocare in ottica del tuo avversario. Gli Origin sono scomparsi da quello che erano a confronto allo Spring Split. E Spring Split e primi tre game del Summer Split, gli Origin sembravano essere un signor team. Sì! Sembravano essere un team che diceva, wow, questo è un team da seconda posizione di nuovo, questo è un team, certo, che come secondo seed a questi mondiali ci renderà orgogliosi di questa Europa. E non arrivano nemmeno ai mondiali. Non è detto. Beh, insomma. Non è detto. Devono davvero fare un miracolo. Come no, DSM. Devono vincere due serie. La prima è contro lo Splice, quella è plausibile. Contro lo Schalke, dipende se lo Schalke sarà Schalke che abbiamo visto contro i Rogue, lo cioè Schalke che abbiamo 0-3 visto... o 0-4? Esatto. Ok. Esatto. Onesto. Se affronti lo Schalke 0-3, puoi portarti a casa la qualificazione al mondiale. Perfetto. Se affronti lo Schalke 0-4, un po' più difficile, direi. Decisamente sì. A questo punto l'ultima ciliegina sulla torta che voglio andare a sviscerare in questa analisi post partita assolutamente programmata è la metodologia di gioco che oggi hanno avuto i Fnatic, perché per quanto i Fnatic abbiano, perché ormai la serie è chiusa, abbiano performato, il loro macro game era comunque il loro macro game. Era in ottica di sì, stiamo snowballando, ma comunque dobbiamo giocare nel modo metodico. Non dobbiamo premere troppo sull'acceleratore, dive-are, cercare aggressioni insensate. Con metodo, con calma. Assediamo a modo, abbiamo tutte le persone necessarie per assediare su tre corsie diverse. Bene, facciamolo con metodo. Quando tu, immagino tu ti stia riferendo all'assedio nella base nemica. Sì. Il punto qual è? Che quando i Fnatic erano arrivati ad assediare la base nemica, la partita era in realtà già finita da un po'. Sì. La partita era oltre la linea di recuperabilità per lo Schalke. Il punto è come sono arrivati a quel punto i Fnatic. Perché i Fnatic sono arrivati a quel punto con duo prox da parte di Lissang. E anche per chi non sa che cosa significhi duo prox, sono sicuro che me l'avete sentita dire un bel po' di volte negli ultimi due split. Questa parola associata a Illisang, perché è il suo modo di giocare in funzione di Broxa. Broxa su Lee Sin, che va a prendere vantaggio e poi snowballa quel vantaggio dalle fasi iniziali. Un pick da utilità e un pick carry, che sia Karma in corsia centrale per mettere Renekton, che sia Karma top per mettere Akali in corsia centrale. C'è comunque uno schema. Cioè, voglio dire, i Fnatic, capisco che ho detto fino a poco fa non dovevano rivelare molto, ma comunque se sono questi i Fnatic che affronteranno i G2 rischiano di leggerli di nuovo, e stavolta i G2 non hanno neanche la possibilità di cadere nel gambetto di lasciare disponibili le supreme globali. Stavolta non glielo lasci di default, no. Twisted Fate. E non solo, mi aspetto da parte dei G2 per tutta la serie di domani un ban in seconda rotazione quasi permanente su Gangplank, e ti spiego perché. Perché forza due scenari possibili. Se tu vuoi Gangplank lo devi prendere in prima rotazione ed è estremamente leggibile e gestibile come pick. Già. Se non prendi Gangplank in prima rotazione te lo banno permanentemente e tu perdi un'altra suprema globale. Ne perdi una, ne perdi due. A quel punto non c'è più modo di utilizzare quella strategia che è stata così opprimente contro i G2. G2 faticavano a gestire queste ultime supreme globali, cosa che potrebbe essere anche abusata ai mondiali, ma penso che conoscendo i G2 si prepareranno a modo, in ottica di evitare di avere questa debolezza, perché si vedeva in quella serie la difficoltà dei G2 di tenere conto delle supreme dei Fnatic. Vedevi, ingaggiamo, ok, arriva la suprema di Shen, ingaggiamo, arriva la suprema di Gangplank. Shen ancora è risultato gestibile, sì, grazie ad Akali che ha mimato la sua globalità grazie al balzo con Shuriken. Quello era bellissimo, sì, da parte di Wunder. Quello è stato fantastico. Wunder che con tre playmaker carria tre partite consecutive. Chi l'avrebbe mai detto? Anche quella può essere una cosa da tenere sotto controllo. Nonostante il suo focus su ben altri giochi di recente. Ma sai qual è il punto? Che quando tu riesci a portare un mago a livello 45 in così poco tempo, abbandonando totalmente la solo queue, allora
sei in una situazione dove sai che cosa serve per portare il tuo team intero sulle spalle grazie ai tuoi danni. Giustamente. Non sei abituato a giocare utilità se vai di mago. Capisco classi un po' più flessibili, magari Dudu, per quanto tutto sommato sul Dudu molti ormai siano fissati sul Feral, però quello potrei capirlo. Ma se vai sul mago, allora devi mettergli un playmaker in mano. È proprio il mindset che viene obbligato. A meno che non sia un prossimo. Mamma. Brutte persone, però, quelle. Lasciamo back to Lissandra. Letteralmente è letteralmente back to Lissandra. Mamma mia, non farmi. No, incubi. Spero di non rivedere Lissandra, visto che le stanno dando dei buff. Allora, sì, e nel retro della mia testa è tipo: no! Stanno buffando Lissandra, ma non sarà lei a tornare in meta per il mondiale. Sono alcuni pick che invece sono divertito dal vedere buffati in funzione del mondiale. Pantheon? No, yeah. Pantheon intanto è forte attualmente in solo. Sì, ora se è forte. Volete giocarlo è forte. È disabilitato all'interno della 9.16 in European Championship, ma lo stanno allenando i team che ormai hanno già alloccata la posizione ai mondiali. Quindi vedere magari il Pantheon di Buipo ai mondiali è una cosa che potrebbe stuzzicarmi non poco. No, Zoe. Stanno buffando Zoe in maniera anche particolare. Ovvero stanno aggiungendo danno alla passiva di Zoe. Evviva. Danno in più alla passiva di Zoe significa che Zoe fa letteralmente tutto meglio. Tradda meglio, ha anche più wave clear, ha pressione maggiore sulle torri, ha più potere di 100-0 sul bersaglio singolo, fa tutto meglio. Già. Buffando la passiva di Zoe, tu stai buffando ogni singola cosa che Zoe può fare all'interno della partita. E questo mi piace, perché vuol dire che team come i team europei che stanno allenando Zoe su più ruoli... Non ti vedo contento. No, per niente, Zoe, basta. No. Ma basta, c'è anche la skin nuova col polipino. Ma che fordì? Ma c'è il polipo. Ma che fordì? Mamma mia. No, il polipo no? No. Sei pessimo, sei veramente un essere umano arido. Te no. Lo devo dire. È un polipo. Che vuol dire un polipo? Allora, è tenerissimo. È ottimo. Sì, nel takoyaki. È ottimo nei takoyaki, stavo appunto per dire. Non ho capito, veramente. No. No? No, è Zoe. È malvagia. Il polipo anche è malvagio. Molto. Effettivamente è un polipo molto malvagio e questo va un attimo discusso. Però lo vedremo al mondiale. Zoe la vedremo al mondiale e adesso sì. Scostandoci un attimo dal discorso sui takoyaki, che sono veramente ottimi e vi consiglio di provare almeno una volta in vita vostra. Assolutamente. Zoe, più team la stanno allenando in più ruoli. Giustamente, essendo un flex pick, perché in corsia inferiore hai Reckless che ormai sta giocando maghi. Perks è un discorso a sé stante, per quanto la gente possa memare sul fatto che sia un mid laner autofillato. Era un mid laner, ti sa giocare bene i maghi già di suo. Sì. Quindi non stupisce vederlo effettivamente allenato. Comunque, signore e signori, stavolta sembra che si riesca veramente a passare la parola a quello che è il proseguo della serata. E come detto precedentemente, noi vi diamo appuntamento qui sul canale di PG Esports alle ore 21 per la seconda fase del Gauntlet nordamericano in compagnia di Eddie Noise e Moonboy. I due loschi figuri che vedete qui presenti, forse con dei polipi o forse no,